Poco di zucchero. Le pillole di Radio Dal Basso. Medicina quotidiana di buona informazione. Pillola va giù. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Tutto brillerà di più. L'Italia e la crisi, o la crisi in Italia, a che punto siamo e come siamo arrivati, come è arrivata la crisi in Italia? A che punto siamo? Una domanda così da un milione di euro, da un miliardo di euro, quindi francamente non so bene quale sia la risposta, se la domanda è quanto lontana è la fine della crisi. Quello che sappiamo con certezza è che il 2009 sarà un anno brutto per l'economia italiana e che il 2010 andrà un po' meglio del 2009. Questo è quello che sappiamo abbastanza bene. L'altra cosa che sappiamo abbastanza bene è che non è tanto vero quello che spesso ci viene raccontato da alcuni esponenti politici, che l'Italia sta facendo molto meglio degli altri nella crisi. Quello che i dati dicono è che semmai l'Italia sta facendo un po' peggio, guardando almeno la crescita del PIL, che alla fin fine è un riassunto relativamente imperfetto, però sintetico e il migliore che abbiamo su come va l'economia italiana. Ecco, guardando la crescita del PIL, le cose non vanno tanto bene non vanno semplicemente poco bene, non so, per il quarto trimestre 2008 e credo anche magari per il primo trimestre 2009, ma purtroppo è qualche anno che succede così. Quindi è un'eredità anche che ci portiamo alle spalle? Sì, cioè sostanzialmente è dal 1995 che l'Italia non è più cresciuta più rapidamente degli altri quattro grandi paesi dell'Europa con cui le nostre aziende si misurano tutti i giorni, quindi la Spagna, il Regno Unito, la Germania e la Francia. Da allora abbiamo accumulato un ritardo di 20 punti di PIL complessivi, di crescita complessiva, nei confronti della media di questi quattro paesi. E in questa situazione di crisi, che abbiamo detto ormai è globale, si può dire che è una situazione di recessione a livello mondiale, in Italia c'è un effetto, diciamo, a due velocità sui cittadini, c'è una parte che sta un po' meno peggio, un'altra che invece ne risente in maniera molto diretta di questa crisi. Certamente, e c'è la parte degli italiani che hanno la fortuna di avere un lavoro fisso, anche se magari non hanno un reddito molto alto, come possono essere i dipendenti del settore pubblico, hanno una relativa certezza di non essere lasciati a casa dall'oggi al domani. Quindi quello che consumavano ieri continuano a consumarlo anche oggi. Ben diverso il discorso invece per altre due categorie di persone. I giovani, che spesso sono precari, se non già a rischio di perdere il posto di lavoro, e dall'altro lato ci sono invece magari i lavoratori nella fascia magari tra 45, 50, 55 anni, che lavorano e che sono lavoratori esperti in aziende che però competono sui mercati internazionali. Ecco, magari lavorano in piccole aziende o piccolissime aziende. Ecco, se vanno male le aziende di questi lavoratori perché i mercati mondiali non vanno bene, queste persone corrono dei rischi seri di stare molto peggio durante la crisi. E a loro gli importerà poco che il prezzo della pasta va un po' meno velocemente in su, anzi adesso potrebbe scendere, speriamo, dato che il prezzo del grano è sceso in modo considerevole, e lo stesso anche per il prezzo della benzina e per fortuna anche per i tassi di interesse sui mutui. Di questi effetti beneficiano quelli che hanno un reddito sicuro e relativamente stabile nel tempo. Il problema è che questo modello di crescita e di sviluppo produce sempre più lavoratori, diciamo, di serie B, quelli che hanno più paura della crisi, e produce probabilmente anche più rischi di crisi, con sempre più finanziarizzazione dei capitali. Ma io sono un po' meno fondamentalista. Allora, io direi che è stato un certo modo di fare le riforme nel mercato del lavoro in Italia che ha prodotto così l'emergere di tutti questi lavori a tempo parziale, a tempo determinato, che hanno accresciuto di molto la precarietà degli orizzonti e del futuro per gli italiani, per i giovani italiani soprattutto. Non è stato così proprio in tutti i paesi. E quindi una possibilità, anche se è difficile parlarne in un momento di crisi, è che forse andrebbe riconosciuto il fatto che non è giusto che ci siano i tutelati e quelli che sono a rischio. Se ci troviamo in un mondo in cui purtroppo
dovremmo rischiare tutti un po', perché l'azienda Italia rischia tutti i giorni, allora sarebbe in qualche modo desiderabile che questo rischio accresciuto venisse un po' condiviso tra tutti gli italiani. Tra l'altro, uscire dalla crisi con una forma di maggiore solidarismo, cioè il fatto di avere magari la possibilità di fare job sharing, cioè di condividere il lavoro, magari lavorando un po' meno ore, a patto però di non avere disoccupati all'interno delle aziende, laddove questo è possibile, soprattutto nel settore dei servizi, beh, questo sarebbe un grande passo avanti, un modo molto civile di provare a uscire dalla crisi. E facendo un percorso, partendo dal passato, con la fantascienza si diceva non arriveremo a non lavorare più, si è passato a dire lavorare meno, lavorare tutti. Adesso quale potrebbe essere la... Lavorare poco, lavorare tutti, questo potrebbe essere, però insomma questo è importante, lavorare tutti è la cosa che continua a essere l'obiettivo principale a cui la politica deve stare dietro, ma lavorare tutti non deve essere un obiettivo che non può più essere raggiunto come si pensava in passato, inseguendo scorciatoie come quelle che sono state prese soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, ma non solo nel Mezzogiorno d'Italia, ovvero sia cercando di creare posti di lavoro assistiti che non esistevano, e invece bisogna farlo cercando di tirare fuori l'inventiva di cui certamente un sacco di italiani sono dotati, molto più di altri paesi, e quindi questa è la ragione alla fin fine per cui c'è da essere ottimisti sul futuro dell'economia italiana, a patto naturalmente che riusciamo a capire che le vecchie esperienze del passato non solo non possono ritornare, ma è bene che non ritornino. Il fatto quindi che in questi giorni ci siano pochi soldi pubblici, pochi aiuti pubblici a disposizione delle aziende e delle famiglie, certo è costoso dall'oggi al domani, però alla fin fine io credo che produrrà potenzialmente anche un risultato che è positivo per quasi il costume, le abitudini degli italiani, perché ci farà ripensare all'importanza di darsi molto da fare, come facevano appunto magari i nostri padri quando facevamo i cinesi d'Europa negli anni 50, negli anni 60.